contrario. Oh. Rapimento mono. Ancora silenzio sulle indagini. Ma si accende la polemica politica sulle eventuali trattative con le PR. Parla il pontefice. Procedono invece con successo le indagini sull'omicidio di Fausto e Iaio, i due giovani milanesi del centro sociale di Roncavallo. Spunta il nome del tuo fascista Massimo Carminati, legato alla banda della Mariana. Infine, approvato dal governo il decreto legge numero 59, che prevede l'ergastolo per i sequestratori in caso di morte dello straccio. Si esaurisce l'avanzata in Libano meridionale da parte dell'esercito di Israele. L'operazione Litani, coordinata a metà del mese dal primo ministro di Tel Aviv, Menachem Begin, pare in via di conclusione. Sul terreno, lasciato ora all'occupazione del militare imperiale del maggiore Adar, tra 1000 e 2000 morti civili libanesi. Sarebbero 200